favolisti d'Italia, ecco che torna il nostro appuntamento quotidiano con favole a casa. E c'è qualcuno che mi dice, anzi che mi scrive: sai, fata zucchina, a volte faccio il bis, magari non della stessa favola, ma vado a rivedermene un'altra che mi aveva fatto pensare, mi aveva fatto meditare, oppure mi aveva dato stimoli, coraggio, positività, perché noi lavoriamo per questo, e guardate che riusciamo a farlo solo perché siamo tutti insieme, perché anche io ho bisogno di voi e tutti insieme stiamo in qualche modo alimentando un grande progetto di beneficenza. Oggi sono tantissime le realtà che hanno bisogno di aiuto. Noi ci siamo concentrati appunto sulla richiesta dell'emergenza Covid-19 della Gaslini di Genova, perché già è in corso un lavoro di Fata Zucchina e soprattutto della nostra eroina Veg, la piccola grande Zucchi, questa zucca felice di Rocchetta, che interpreta e dà voce a tutte le zucche di qualità e ai produttori di zucche di qualità d'Italia, e che ormai incarna il progetto della ricerca, ma soprattutto della produzione di felicità sociale. E noi, attraverso le favole, vogliamo proprio fare questo. E per produrre, per coltivare, che cosa ci va? Beh, ci va tanta pazienza, bisogna saperlo fare, quindi ci va la competenza, ci va una terra buona, una terra che sia madre, e poi ci vanno le mani. E oggi abbiamo una mano bellissima, che è quella di Greta. Ci arriva sempre dalla Liguria. Greta è una grande amica di Zucchi, e guardate che tipo di disegno ci ha regalato. Io mi sono soffermata per diversi minuti a guardarlo e ovviamente ho visto la mano di Greta, ma poi ho visto altre mani che sembravano anche integrarsi perfettamente con la natura, tanto da diventare degli alberi o dei fiori. Ognuno di noi può vedere qualcosa, possiamo vedere addirittura degli animali. C'è un mondo che ci parla e che ci dà una mano. E noi dobbiamo coglierla, perché davvero le nostre mani possono fare tanto tanto bene. Pensiamo alle carezze. A chi è che non piacciono le carezze? Le coccole. La mano è anche simbolo delle coccole. Facciamo con le parole, con le mani. Una pacca sulla spalla, una mano, le mani che si uniscono, dare la mano a qualcuno. Anche se in questo momento abbiamo i guanti, non possiamo, però la forza che c'è dentro le nostre mani non la perdiamo. E poi c'è la bellezza anche di farsi un saluto, quindi la mano anche da lontano, dal balcone. Quando ci salutiamo, l'applauso lo facciamo in questo momento, beh, ai nostri eroi, quindi tutti i dottori, gli infermieri che stanno davvero mettendo le loro mani, le loro intelligenze, le loro vite al nostro servizio. La mano è quella che cura l'Italia. La mano di Greta ci accompagna in questa nuova favola, che proprio ci fa rivalutare quanto la mano può contenere. Lo scopriamo insieme. La sabbia. Una mamma e un bambino stanno camminando sulla spiaggia, e dunque è un momento molto intimo perché ci sono solo loro, ok? Stanno facendo una passeggiata. Ad un certo punto il bambino chiede alla mamma: come si fa a mantenere un amore? Domande che fa questo bambino? La mamma guarda il figlio intensamente e gli risponde: piccolo mio, raccogli un po' di sabbia e stringi un pugno. Provate a farlo anche voi, se avete magari anche del sale, poi lo riponete nella confezione senza sprecarlo. Provate. Il bambino stringe la mano attorno alla sabbia e vede che più stringe, più la sabbia gli esce dalla mano, gli cade. Lo so, tesoro. Ora prova a tenere la mano completamente aperta. Prendi la sabbia e tieni la mano completamente aperta. Provate anche voi con il sale o con qualcos'altro. Il bambino obbedisce subito alla mamma, ma arriva una folata di vento e porta via la sabbia rimanente. Quindi l'ha spazzata via. Magari voi a casa non avete il vento, però provate a tenere
ben il palmo teso in su, vedete che cosa succede se la sabbia rimane sicura dentro il vostro palmo. Il bambino infatti risponde dopo quella folata di vento: mamma, anche così non riesco a tenerla, uffa mamma! La mamma gli risponde sorridendogli: amore, adesso raccogline un altro po' e prova a tenerla nella mano aperta, ma come fosse un cucchiaio, cioè abbastanza chiusa per custodirla e abbastanza aperta per la libertà, come un cucchiaio, così, provate anche voi. Il bambino cosa fa? Ascolta la mamma, riprova e che cosa succede? La sabbia non sfugge dalla mano ed è protetta dal vento. Ecco come si fa a far durare un amore. La zucchina vuole dire grazie a Greta perché con il suo disegno mi ha fatto sentire amata e penso anche un po' voi, perché lei voleva proprio arrivare da noi con la sua mano, voleva darci la sua mano per dirci delle cose e sono messaggi meravigliosi, tanto belli che ha smosso tutta la natura. E in questa favola una mamma in un modo molto semplice, con un esempio, gli esempi sono molto efficaci, ha spiegato al suo bimbo come si fa a mantenere un amore, perché all'inizio magari è tutto più facile, c'è il traino forte delle emozioni, si provano le emozioni fortissime, quindi si è quasi dei fari illuminati, no? Lampeggiamo, siamo coinvolti e poi nella durata che vediamo effettivamente viviamo le metamorfosi, ma in qualunque rapporto di amore, di amicizia. Allora, torniamo al ruolo della nostra mano. Abbiamo la sabbia, questo pugnetto di sabbia, l'abbiamo messa qua sulla mano come ha fatto il bambino sulla spiaggia e poi l'abbiamo chiusa stretta stretta, quindi quella cosa lì non la devi fare, mi dà fastidio, perché non mi dici quella cosa lì, perché io ne ho bisogno. Le limitazioni, tutte le richieste, tutte le indicazioni molto pressanti che diamo, il fatto che ogni tanto vorremmo ingabbiare qualcuno per averlo tutto per noi, quando facciamo pressione sempre per le stesse cose, insomma ci sono parole, ci sono azioni, soprattutto quei comportamenti ripetitivi che sanno molto di dire: beh, io lo desidero e quindi è un mio diritto e quindi tu lo devi fare. E un po' ci sta, perché un pochino va bene, però quando il pugno è troppo chiuso la sabbia inizia a trovare dei piccoli meandri per sfuggirci, perché soffoca. Se questa sabbia è nella nostra mano ma la mano si trasforma in una gabbia, come si fa? In gabbia non sta bene nessuno. Abbiamo bisogno di aria, di paesaggio, di non perdere il contatto con le altre mani, anche se noi ne abbiamo scelto una. E quindi c'è poi, che cosa? L'effetto opposto. Abbiamo la mano totalmente aperta, palmo ben ben su, e cosa succede? La sabbia scivola, precipita giù perché non ha barriere. Quindi se prima ne aveva troppe, tanto da provare un senso di costrizione e quasi non riuscire più a godere invece di quello spazio che dovrebbe essere la casa, che è simbolo dell'amore, quindi la famiglia, i nostri affetti. Però quando diventa, voi dite, sì, infatti siamo tutti a casa, restiamo a casa, e in un certo senso ogni tanto manca un po' l'aria. Però pensate che in questo caso noi dobbiamo far agire la nostra mente, sappiamo che questo è veramente un modo di proteggerci, perché c'è un vento così forte che se non si fosse fatto così, questo vento ci avrebbe distrutti, ok? Quindi interviene la razionalità che ci aiuta a sopperire quella mancanza un po' di ossigeno che la nostra anima e soprattutto la nostalgia di persone, di situazioni di normalità è emersa, potremmo dire, no? Quindi c'è una mediazione razionale, perché questa è un'emergenza di fronte a un evento storico dalle dimensioni stratosferiche, potremmo dire, è un evento mondiale questa pandemia.
torniamo a noi. Abbiamo detto mano troppo chiusa succede che, mano troppo aperta succede che, voilà, tutto piove, piove e ritorna per terra. In ogni caso abbiamo perso, in ogni caso l'amore non ha vinto, per fortuna non c'è il 2 senza il 3. E la terza è la postura giusta della nostra mano, quindi una mano leggermente concava che accoglie, ok? Questa è una mano che accoglie, è una mano che sa custodire. Troppo aperta, che cosa succede? Succede quello che vale in ogni tipo di rapporto, perché nessun amore può reggere l'assenza di attenzioni. E una mano così aperta è molto pericolosa, perché basta un piccolo soffio di vento, basta puff, uno scossone, che quello che c'è sopra inizia a cadere. Poi se è sabbia cade anche molto più facilmente. E quindi l'attenzione è un potente contenitore, un potente alleato dell'amore, perché noi abbiamo continuamente bisogno di ricevere e anche di dare attenzioni, perché le attenzioni sono, potremmo dire, le vitamine dell'amore. Nutrono, ci fanno stare bene, ci fanno sentire importanti, ci fanno sentire unici e speciali e ci fanno amare sempre di più quella mano. E le attenzioni non le possiamo surgelare, ok? Le attenzioni vanno continuamente rinnovate, perché i rapporti sono vivi, quindi esattamente come i fiori che vanno innaffiati, poi ci sarà il fiore che ha più sete e quello che ne ha meno, quindi non tutte le persone sono uguali, ma quando ci acclimatiamo con una persona, quindi capiamo il suo fabbisogno idrico, diciamo in questo modo che è un po' simpatico, ci fa sembrare tutti come contadini, ci fa diventare dei piccoli imprenditori agricoli. Allora, quando siamo magari responsabili di un appezzamento di qualche ettaro importante, mica soltanto di un fiore, e allora dobbiamo davvero sapere dosare. Ma questo non è un compito, non è un dovere che ci pesa. Quando c'è l'amore tutto dovrebbe essere un piacere, anche perché poi attenzione chiama attenzione e si ruota in quella bellissima circolarità che è data dai rapporti che hanno futuro, che hanno la forza di andare lontano, perché sono abbracciati. Anche se in questo momento la fisicità degli abbracci è messa a dura prova, esiste un altro tipo di circolarità che ci vede tutti uniti, quindi le nostre mani, i nostri pensieri che si uniscono proprio per dire: ma ce la faremo a ritornare a volerci bene e a dimostrarcelo anche, perché a dimostrarcelo fisicamente, anche perché diversamente non si è mai smesso, anzi in questi casi certi rapporti si rafforzano proprio. E quindi la mano deve essere così, una mano che è una culla, una mano che accoglie, una mano che protegge dal vento, perché l'attenzione vuol dire anche l'istinto di protezione che non soltanto hanno i genitori verso i loro figli, ma anche banalmente per gli amici, tra persone amiche, tra persone che si vogliono bene, queste attenzioni diventano veramente delle manifestazioni anche banalmente di contenimento del dolore, se vogliamo. Io non ti metto una campana di vetro sopra perché ti farei soffocare, però in un certo senso la mia mano ti fa da stelo e ti avvolge, ti protegge, ti segue, ma senza essere tac a pugno, perché sennò sarebbe troppo. Direi che questa è una bellissima favola, perché è la nostra vita, è proprio la vita di tutti i giorni. E allora voglio lasciarvi con questa massima di vita, massima o minima, perché ci sta proprio in tutte le misure, in qualunque situazione voi siate. Non esistono amori eterni, e voi direte: mamma mia, che brutta frase, ma, ed è qua che arrivo, ma amori ben custoditi. E quindi da oggi siamo, oltre che favolisti, anche custodi e produttori di felicità sociale e di tanto amore. E se non ci riesce bene tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, insistiamo, perché chi si prende cura, qualcosa di buono accade sempre. Fiduciosi, andiamo avanti e io vi aspetto domani, come sempre, con le nostre favole a casa.